Palazzo Faina ospita due musei, quello sorto intorno alla collezione riunita dai conti Mauro ed Eugenio Faina e il Museo Civico Archeologico. Potrei quindi presentare numerosi reperti di un particolare valore storico-artistico, ma ho scelto di soffermarmi su due sculture. Una rappresenta una figura femminile e l'altra un cippo a testa di guerriero. La figura femminile a cui faccio riferimento è una statua molto nota, la cosiddetta Venere di Canicella, un'opera realizzata sulle coste dell'odierna Turchia, che all'epoca erano controllati dai greci, una statua che poi via mare arrivò in Etruria, probabilmente a Vulci, e da Vulci poi ad Orvieto, dove venne riutilizzata come statua di culto all'interno del santuario compreso nell'ambito della necropoli di Canicella. Intorno a questa statua si è molto discusso non sulla datazione, ma sul suo sesso in origine. Alcuni archeologi hanno pensato che si trattasse di un kuros, quindi di un personaggio maschile. Altri hanno pensato invece che si trattasse fin dall'origine di una divinità femminile. Oggi sono questi ultimi che hanno un maggiore credito. Quindi ci troveremmo di fronte ad una figura femminile sin dall'origine, ad una dea, ma non Venere come voleva la tradizione, bensì una statua di una divinità legata alla fertilità. L'altra statua è il cippo a testa di guerriero. I cippi erano dei segnacoli funerari posti al di sopra delle tombe, sulle sommità delle tombe. Basta fare un giro alla necropoli di Crocifisso del Tufo per averne un'idea. Erano delle sculture molto semplici, con alcune eccezioni. Una è proprio questa, che come potete vedere rappresenta un guerriero, la testa di un guerriero. È databile alla seconda metà del VI secolo a.C., ma in fondo può sembrare anche una scultura contemporanea se si guarda con attenzione. E quando può sorgere questo dubbio, diciamo così, allora siamo sicuri che ci troviamo di fronte all'opera di un grande artista che riesce ad attraversare il tempo.